Allora, torniamo sul tema del giorno, sempre Lione, anche non solo a Macerata sono belli carichi, ma anche a Lizzano, Bianconera, Sì. provincia di Taranto, dove c'è la nostra zeva parlante, il Certo, Luigione, Luigi. Luigione Abate, che il vino poi ce l'ha portato, davvero, mi ha detto che Sì, io l'ha non portato, c'ero, ce lo siamo bevuti noi. lo so. Luigione, lui ci crede insieme a tutto il suo club, sentiamoli, prima di Lione Juventus. Luigi Abate, la zebra bianconera. Sono qui nella tana delle zebre, nello Juventus Club Lizzano Bianconera, Lizzano provincia di Taranto. E oggi parliamo, nominiamo una parola magica, una parola che talvolta è stata un po' sfortunata, un po' maledetta, ma quest'anno potrebbe essere la volta buona, la mitica Champions League. Presidente Antonio Marzo, un sogno, un incubo? No, sì, un sogno, dobbiamo sognarla perché dobbiamo realizzarla questo sogno, dobbiamo farla diventare realtà. La squadra c'è, i numeri ci sono, cercheremo di vincerla con tutte le nostre forze, anche se comunque molte volte non basta a essere più forti, ma bensì ci vuole anche quel pizzico di fortuna che in tutti coloro ai quali hanno vinto questa Champions lo hanno avuto quel pizzico di cosa che noi purtroppo sembra stregata, ma questa stregoneria la dobbiamo eliminare. Non dimentichiamoci che si dica, è vero che abbiamo perso parecchie finali, ma ci siamo arrivati, gli interisti stavano in poltrona e abbiamo ricevuto dei torti arbitrali con Real Madrid, il gol in fuorigioco di Mijatovic, per non dire gli errori gravissimi che sono stati compiuti dall'arbitro in occasione della gara di ritorno col Bayern. Cristian Marzo, vicepresidente dello Juve Club Lizzano Bianconera. Allora, questa coppa con le orecchie, l'alzeremo? Luigi, io quando si tratta di parlare di quella coppa preferisco non esprimermi per scaramanzia o altro, perché sennò così diventa un'ossessione. E ossessione non deve essere, anche perché noi ci siamo. Siamo sempre lì, semifinale, finale, è vero, in finale Siamo ad alto livello siamo nel davanti. ranking europeo. Il che ne dicano gli altri, noi in Europa contiamo e contiamo anche molto più degli altri. Purtroppo ci è mancato un po' un pizzico di fortuna nelle finali, qualche torto arbitrale come ricordavi tu. Io volevo ricordare anche la finale col Borussia, dove nessuno si ricorda, c'erano un paio di rigori netti Negati. negati, però noi, a differenza dei prescritti cartonati, non ci piangiamo addosso, ma il giorno dopo eravamo pronti già per la prossima stagione. E così come a Berlino. Nonostante non ci è stato dato un rigore Su netto Pogba. su Pogba, non abbiamo recriminato, abbiamo accettato il risultato sul campo perché così deve essere e sì, e niente, poi guardiamo avanti per il proseguo. Signori interisti, ricordate di rinnovare l'abbonamento, altrimenti neanche in poltrona potrete vedere la Champions. Dalla tana delle zebre, Lizzano Bianconere, alla prossima. Saluto a tutti. Lizzano, ciao amici di Ciao. Lizzano, è vero, dobbiamo sfatare questa stregoneria, come dicono loro, e soprattutto fare, ha ragione il nostro amico, quando dice noi non ci piangiamo, no, se è vero, c'erano degli episodi, ma pensate che non mi ricordo, io ero a vedere quello Juventus Borussia, i rigori, Io mi non me li ricordo ricordo nemmeno, tutto. ricordo che avevamo fatto, Ottavo su sì, Jugovic, io me lo avevamo, ricordo ah sì, è bene. vero.